Benvenute e benvenuti al webinar Löscher e Danna dal titolo I complementi, seconda parte. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza promossa dalle case editrici Löscher e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga alla chiusura delle scuole. Interverrà Luisa Benucci, docente di materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado per 40 anni. Vive a Genova e collabora alla redazione di manuali Löscher, in particolare per l'area linguistica. Grazie molte e buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro discorso sui complementi che abbiamo avviato ieri parlando principalmente di complementi che possiamo definire indispensabili e come per esempio il complemento oggetto, i predicativi, il complemento di termine, eccetera. Oggi parliamo di un altro gruppo consistente di complementi a partire dai complementi di luogo. Complementi di luogo sono quattro complementi. Questa grafica ci permette già di distinguere, di capire un po' quali sono le caratteristiche generali dei complementi di luogo. Il quadrato indica il luogo schematicamente, la X, chi sta nel luogo e dove sta o qual è eventualmente il movimento. Abbiamo un complemento di stato. Appunto, allo stato del luogo, vediamo il personaggio o l'elemento dentro il luogo e per complementi di moto le frecce stanno a indicare la direzione del movimento verso un luogo, fuori da un luogo, diciamo da un luogo e attraverso un luogo. Adesso vediamoli uno per uno. Allora, complemento di stato in luogo. Partiamo dall'esempio: Stefano ha costruito una casetta sull'albero, Stefano soggetto. Ha costruito predicato, poi abbiamo il complemento oggetto e la domanda che viene naturale appunto è dove, in quale luogo sull'albero il complemento di stato in luogo, che indica quindi il luogo in cui si trova, è posizionato qualcuno, dove si svolge un'azione, chiaramente senza che ci sia movimento. Infatti il complemento di stato in luogo risponde alla domanda dove, generica dove, in quale luogo ed è retto, adesso poi vedremo con più precisione da verbi o da espressioni che indicano uno stato, un non movimento. Come vedete, le preposizioni o locuzioni prepositive che lo introducono sono numerose. Facciamo qualche esempio. Ogni sera gli amici si ritrovano in piazza, il luogo in questo caso è espresso, è introdotto dalla preposizione in, è espresso con un nome. Potrebbe essere espresso anche da un pronome personale, perché il luogo è anche. Possono essere indicate anche delle persone come luogo. Mia nonna vive da me da qualche mese, da me è il luogo. Il mercato si trova davanti alla stazione, qui il complemento è introdotto da una locuzione prepositiva davanti alla, e ci può essere un caso molto frequente del complemento di stato e luogo espresso da un avverbio di luogo. La chiave è appesa dove? Lassù. In questo caso, per la precisione, nell'analisi si indica che il complemento è un complemento avverbiale di stato in luogo. Abbiamo detto, appunto, detto che il complemento di stato in luogo indica uno stato, quindi un non movimento, quindi dipende da verbi che indicano uno stato, stare, trovarsi, rimanere, essere. Sulla torta di Rana ci sono, quindi si trovano, cinque candeline sulla torta, è uno stato in luogo. Può dipendere anche da nomi che indicano uno stato, permanenza, soggiorno, residenza, il soggiorno dove in montagna ti farà bene. In particolare troviamo di frequente con funzione di complemento di stato e luogo le particelle ci e vi, quando hanno funzione avverbiale. Parto per la Corsica, ci rimarrò un mese. Quel ci vuol dire rimarrò in Corsica, mi fermerò in Corsica, quindi ci è complemento avverbiale. Di stato in luogo. Passiamo al secondo complemento di luogo che è il complemento di moto a luogo. Le tre caravelle navigano verso occidente. Verso dove è la domanda, in quale direzione? Quindi il complemento di moto a luogo indica il luogo verso il quale si va, ci si muove o l'azione è diretta. La domanda è di nuovo dove, come la stessa domanda dello stato in luogo, però bisogna evitare le domande generiche, andare nel particolare e quindi la domanda più specifica è verso dove, verso quale luogo. Anche qui numerose preposizioni, locuzioni prepositive
positive che lo introducono. Vediamo qualche esempio. La prossima settimana cercheremo a Roma, nome Roma, introdotta la preposizione a. Vieni da noi a cena, in questo caso di nuovo abbiamo un pronome personale. La navicella spaziale è stata lanciata in direzione di Saturno, qui tutta l'espressione in direzione di è una locuzione prepositiva e introduce appunto il complemento in direzione di Saturno, il complemento di moto a luogo. E ancora in questo caso l'avverbio qui, che può essere usato sia per lo stato in luogo, io mi trovo qui, è uno stato in luogo, ma è arrivato qui, invece è un moto a luogo, complemento avverbiale di moto a luogo. Dipende da quali verbi, verbi che indicano movimento, andare, tornare, dirigersi, salire, scendere. I soldati si diressero verso le mura della città. Si diversero verso dove, e quindi il verbo dirigersi regge appunto a luogo. Oppure nomi che indicano movimento, viaggio, partenza, arrivo, eccetera. Il viaggio per Istanbul, la meta è Istanbul, un'avventura. Anche per il complemento di moto a luogo valgono le stesse particelle ci e vi. Siamo arrivati in montagna, ci torneremo presto. Se vi ricordate l'altra è ci rimarremo. Qui invece ci torneremo, quindi torneremo, ci muoveremo verso quel luogo. Complemento avverbiale di moto a luogo. Moto da luogo. La marmotta esce dalla sua tana. La marmotta soggetto, esce predicato, da dove, da quale luogo? Dalla sua tana. Quindi dalla sua tana è il complemento che indica il luogo dal quale qualcuno si muove, viene via. Risponde alle domande, questa è diversa rispetto alle precedenti perché è più precisa, da dove, da quale luogo, e anche le preposizioni e locuzioni che le introducono sono per fortuna, diciamo, un numero minore. Siamo partiti da Roma, da luogo, nome, a che ora esci di casa, da, di, fuori dalla fessura, locuzione prepositiva, uscì, notiamo sempre i verbi, partire, uscire, di nuovo uscire. Il deltaplano ha spiccato il volo da lassù. Questo è un complemento avverbiale di moto da luogo perché abbiamo un'espressione, una locuzione avverbiale. Dipende al solito da verbi di movimento. Dal mare arriva una brezza leggera, dal mare è il luogo da cui parte la brezza, o nomi che indicano un movimento, chiaramente, legato al concetto di venire via da qualcosa, quindi partenza, fuga. Del resto partenza poteva essere partenza anche verso un luogo, quindi bisogna stare attenti sempre alla direzione del movimento. Ci vedremo al rientro dalla montagna, appunto, moto da luogo. In particolare funziona come complemento di moto da luogo anche una particella che non è più ci e vi, ma questa volta è la particella ne, che ha valore anch'essa di avverbio. Entrò in casa mia, ma ne uscì poco dopo. Quel ne uscì vuol dire che uscì da casa mia e quindi moto da luogo. Ultimo complemento di luogo, il complemento di moto per luogo. La carovana viaggia attraverso quale luogo? Per dove? Attraverso il deserto. Complemento di moto per luogo che indica il luogo attraverso il quale qualcuno o qualcosa si muove o attraverso il quale si svolge un'azione. Domanda specifica, questa appunto, per dove? Attraverso quale luogo? Preposizioni e locuzioni prepositive che lo introducono per, da, attraverso, lungo, eccetera. Domani passeremo per Roma, se vi ricordate negli esempi precedenti c'era sempre Roma, a Roma, da Roma, per Roma, vuol dire passeremo attraverso Roma. Il satellite viaggerà attraverso lo spazio per alcuni decenni, qui c'è la preposizione proprio attraverso, la ferrovia corre in mezzo ai campi, locuzione prepositiva in mezzo ai. Quindi vuol dire che va per i campi di mais, per di qua non si può passare, anche in questo caso, complemento avverbiale di moto per luogo, la locuzione avverbiale per di qua. I verbi che lo reggono, verbi di movimento, passare, entrare, correre, fuggire, passò attraverso un'apertura segreta, ci deve essere sempre questa idea del passaggio, dell'attraversamento di qualcosa, cioè del movimento che passa attraverso qualcosa. Oppure nomi che indicano movimento, movimento di un certo tipo, passaggio, transito. È vietato ai camion il transito attraverso dove? Attraverso dove? Attraverso la piazza. Ritornano come
complementi di moto per luogo le particelle C e V. Esempio, sai dov'è Piazza Garibaldi? Sai dov'è Piazza Garibaldi? Sì, ci passo sempre. Passo sempre attraverso Piazza Garibaldi. Quindi C e V, quando hanno valore di avverbio, possono essere complementi avverbiali di moto per luogo. Adesso qui vediamo quattro esempi, quattro frasi particolari, ognuna delle quali contiene un complemento di luogo. E che caratteristiche hanno? Leggiamole insieme. Tu sarai sempre nel mio cuore, nel mio cuore è stato un luogo dove la popolarità del beach volley è salita dove? Alle stelle, moto al luogo. Lui cade sempre da dove? Dalle nuvole, moto da luogo. Ma che cosa gli passa attraverso cosa? Per la testa, moto per luogo. Allora, questi sono tutti luoghi particolari, non indicano luoghi fisici, ma sono luoghi astratti, luoghi mentali, e proprio per questo questi complementi, quando assumono questo aspetto, si chiamano complementi di luogo figurato, perché sono delle metafore praticamente. Stiamo attenti a non confondere tra loro i complementi di luogo. Abbiamo visto che sono introdotti da molte preposizioni diverse, ma anche molte simili tra loro, anche uguali. Esempio, abito a Parma, vado a Parma. Parma è lo stesso sintagma, che però ha funzioni diverse. Chiaramente la prima distinzione è quella tra movimento o non movimento. Abito indica uno stato, un verbo di stato, e quindi non può essere che stato in luogo. Vado a Parma, indica un moto, quindi vedo la direzione del luogo, moto a luogo. Quando poi, appunto, siamo dentro i complementi di moto, bisogna distinguere uno dall'altro. In un caso come questo, noi abbiamo delle frasi quasi uguali: la volpe fuggì nel bosco, la volpe fuggì dal bosco, la volpe fuggì per il bosco. Non resta che guardare la direzione del movimento, quindi la volpe fuggì nel bosco. Verso il bosco, moto a luogo, dal bosco, fuori dal bosco, moto da luogo, per il bosco, cioè attraverso il bosco, moto per luogo. Passiamo al nostro solito esercizio. Qui c'è un breve testo dove sono messi in evidenza alcuni complementi. Allora, la consegna dice cerchia quello che non è di luogo, quindi evidentemente c'è un complemento non di luogo. E poi sottolinea i complementi di stato in luogo. Allora, vediamoli uno per uno e vediamo di scoprire quale non è di luogo. E il mio amico Ludovico, che abita a Bologna chiaramente è uno stato in luogo. Possiamo cominciare a sottolinearlo, perché la richiesta è quella di sottolineare quelli di stato in luogo. Ha organizzato un viaggio a Parigi e Londra. Un viaggio a Parigi e Londra vuol dire che va verso Parigi e Londra e quindi è un moto a luogo. Il programma prevede una sosta di 3 giorni nella capitale francese, dove nella capitale francese sosta, quindi stato in luogo, posso sottolineare, poi si recherà dove? In Gran Bretagna, moto al luogo, con il traghetto che parte da dove? Da Dover, moto da luogo, e quindi non dobbiamo sottolinearlo, e attraversa la Manica. Ecco, qui abbiamo un complemento. Che è un complemento, in realtà è un complemento oggetto, perché il verbo attraversare, la domanda è attraversa che cosa? Bisogna stare molto attenti, perché quando c'è il verbo attraversare, in genere il complemento retto è un complemento oggetto, è la preposizione attraverso che mi regge, che mi introduce un complemento di modo. Nella slide successiva c'è la soluzione. Passiamo ai complementi di tempo. Allora, anche questi sono due: complemento di tempo determinato, complemento di tempo continuato. Entrambi indicano il tempo, ma vediamo già dall'espressione che li definisce la differenza. In Italia ci sarà un'eclissi totale di sole nel 2026. Allora, analizziamo la frase solo nei suoi elementi essenziali. Ci sarà predicato un'eclisse totale soggetto di sole, vabbè, specificazione, quando, in quale momento proprio preciso in questo caso, nel 2026 viene dato l'anno. È un complemento di tempo determinato. Complemento di tempo determinato indica il momento preciso o comunque l'epoca, il periodo in cui si verifica una circostanza.
risponde alla domanda semplice: quando, in quale momento, in quale periodo, ma anche altre domande, per esempio, tra quanto, è introdotto da varie preposizioni, locuzioni, però può essere espresso anche in modo diretto, per esempio con espressioni tipo un mese fa, l'anno scorso e così via. Vediamo qualche esempio. Inverno, abbiamo un nome introdotto dalla posizione D, d'inverno è difficile che qui nevichi. Gli alpinisti raggiungono la vetta dopo 3 giorni, dopo quanto tempo? Vedete che c'è una preposizione impropria che le introduce. Mio fratello è nato il 28 ottobre 1989, ecco, quando si tratta di data, tutta la data è un complemento di tempo determinato e in questo caso espresso in modo diretto. Oggi è stata inaugurata la Fiera del Libro. Il complemento di tempo in questa frase è oggi ed è un avverbio di tempo, quindi per la precisione lo definiamo complemento avverbiale di tempo determinato. Un'ultima frase, allora ci vediamo intorno a mezzogiorno, ecco, il complemento di tempo a volte spesso indica un momento, un periodo, ma in modo indeterminato, allora è introdotto da un'espressione tipo intorno a, circa, all'incirca. L'altro complemento di tempo è il complemento di tempo continuato. Il termine ci dice che il tempo in questo caso è visto nella sua durata. Pietro, gioca con i videogame per ore. Pietro, soggetto, gioca predicato, vabbè, con i videogame di mezzo. Per quanto tempo gioca? Per ore. Quindi indica la durata del tempo di un'azione o di una circostanza, di un fatto. La domanda è: non è quando, ma per quanto tempo, o da quanto tempo, o fino a quando. Varie preposizioni, locuzioni prepositive, ma può essere espresso anche in modo diretto, anch'esso. Vediamo anche qui qualche esempio. Piove a dirotto dall'alba, nome preceduto dalla preposizione da, oppure la preposizione impropria durante. Durante la notte ha soffiato il vento, già in durante c'è l'idea della durata. Ci hanno fatto aspettare 3 ore prima di riceverci. Quanto tempo? 3 ore è un complemento di tempo continuato che è espresso in modo diretto. Lo stesso potrebbe essere un anno, un mese e così via. I negozi rimarranno aperti fino alle 20, locuzione prepositiva fino a. Ultimo esempio, Katia ha parlato a lungo con la sua amica Giulia al telefono. A lungo è un avverbio, una locuzione avverbiale per la precisione, e quindi il complemento lo definisco complemento avverbiale di tempo continuato. Attenzione a non confondere i complementi di tempo con un complemento più piccolo, diciamo, che è il cosiddetto complemento di età. Vediamo 4 esempi. Com'era la Terra 3.000 anni fa? Com'era la Terra? Domanda quando? 3.000 anni fa, complemento di tempo determinato. Queste sono sequoie di ben 3.000 anni. Ritorna il concetto di tempo, ma in questo caso indica l'età delle sequoie. Quindi sequoie di che età? Di ben 3.000 anni è complemento di età. Chiaramente si confondono perché tutti e due, il complemento di tempo e di età, fanno riferimento al concetto di tempo. Da 20 anni Angelo vive in Svizzera. Da quanto tempo? Complemento di tempo continuato da 20 anni. A 20 anni Angelo è partito per la Svizzera. La domanda qui potrebbe essere anche quando, però in realtà la domanda precisa è a che età Angelo è partito per la Svizzera, quindi a 20 anni complemento di età. Esercizio. Allora, in quali frasi non sono presenti complementi di tempo? Attenzione al non, quindi noi dobbiamo cercare chiaramente le frasi dove ci sono complementi di tempo e quelle in cui non ci sono. Servono 2 ore per la lievitazione del pane. Facciamo molta attenzione, anche ieri abbiamo trovato che spesso negli esercizi ci sono dei distrattori o dei trabocchetti, come li vogliamo chiamare. Per esempio, in questo caso l'indicazione di tempo, 2 ore, che cos'è nella frase? Sì, che indica un tempo, però 2 ore è il soggetto di servono, quindi 2 ore servono per la rievitazione del pane, non è un complemento di tempo. Negli ultimi mesi ci siamo incontrati spesso. Qui abbiamo quando ci siamo incontrati, negli ultimi mesi, e spesso qui i complementi di tempo sono addirittura due.
Questo letto in ferro avrà un secolo. Qui questo un secolo indica non il tempo, ma l'età del letto, quindi è un complemento di età. Quindi anche in questa frase non c'è complemento di tempo. Questo acquedotto risale a quando? Al tempo dei romani. Questo invece è un complemento di tempo. Il tempo passa inesorabilmente, questo è un trucchetto per modo di dire, c'è la parola tempo, ma il tempo è il soggetto della frase, evidentemente, e quindi nessun complemento di tempo. La domenica dormiamo fino a tardi, invece qua ne abbiamo ben due, la domenica e fino a tardi. Quindi le frasi da indicare sono quelle, la prima, la C e la E. Qui c'è la soluzione che poi potete rivedere. Passiamo a un altro complemento molto diffuso, il complemento di causa. Il complemento di causa chiaramente esprime la causa, il motivo per cui accade qualcosa, si verifica un fatto, una circostanza, si compie un'azione. Il paese è isolato per la neve. Domanda: è isolato per quale motivo? Quale causa? Per la neve, complemento di causa. Risponde alla domanda generica perché, più specifica per quale causa, per quale motivo, è introdotto dalle preposizioni per, di, da quasi tutte praticamente, ma soprattutto da locuzioni prepositive, a causa di, per motivi di. Attenzione molto a queste locuzioni, a causa, motivo. Non sono loro il complemento di causa, introducono il complemento di causa, quindi il complemento di causa non è a causa, ma è a causa di e poi quello che viene dopo. Alla nascita della nipotina il nonno pianse di gioia. Qui abbiamo il complemento introdotto da di. Pianse per che cosa, per quale motivo? Per la gioia, di gioia. Quei poveri naufraghi tremavano perché, per quale motivo? Dal freddo. Ho dormito poco, per questo sono stanco. Nei primi due casi il complemento era espresso con un nome, in questo caso invece c'è un pronome per questo. Per via di un disguido la lettera è arrivata dopo 2 mesi, qui una locuzione prepositiva per via di introduce appunto il complemento. Ritroviamo la particella ne che ha funzione di complemento di causa quando significa a causa di questa cosa, a causa di ciò. Ha piovuto poco e l'agricoltura ne ha sofferto. Ha sofferto a causa di questo. Complemento vicino si fa per dire, perché spesso si confonde con il complemento di causa e il complemento di fine o scopo, che indica appunto lo scopo, il fine per cui si compie un'azione o avviene qualcosa. Questo è il luogo ideale per il campeggio. Questo è il luogo ideale, questo soggetto è il luogo ideale predicato. Per quale scopo, per quale fine? Per il campeggio è il complemento di fine o scopo. Il complemento risponde alla stessa domanda del complemento di causa, perché, ma la domanda più precisa è per quale fine, per quale scopo. Introdotto da varie preposizioni, locuzioni prepositive, vediamo gli esempi. Gli organizzatori stanno lavorando a quale scopo? Alla buona riuscita della manifestazione. Vedete che qui è espresso con un nome, accompagnato da un aggettivo e introdotto da a, preposizione articolata. Dobbiamo qualificarci alle finali e per questo ci alleniamo tutti i giorni. Noi ci alleniamo tutti i giorni per questo, un pronome preceduto dal per che indica a quale scopo noi ci alleniamo. Furono aperte trattative al fine di una soluzione dei contrasti, al fine di, con la parola fine dentro che già ci in strada, introduce il complemento. In particolare, può capitare che il complemento di fine dipenda da un nome. Ecco, quando dipende da un nome, indica in particolare la funzione di un oggetto. Esempio, ho comprato una racchetta da tennis. Da tennis vuol dire che ha lo scopo che serve per giocare a tennis. Per esempio, ho un paio di occhiali da sole, è la stessa cosa, occhiali che servono per ripararsi dal sole. Sono espressioni molto comuni. E tutte sono definite appunto complementi di fine. Bisogna fare molta attenzione, l'avevo già detto prima, a non confondere il complemento di fine con il complemento di causa.
I complementi si confondono quando non ci si ragiona sopra, quando si è un po' superficiali nell'analisi, però ci si può per esempio fidare delle domande. Allora uno dice il complemento di causa risponde alla domanda perché, il complemento di fine risponde alla domanda perché, allora a quel punto un ragazzino entra in confusione. Per il concerto sono rientrato tardi a casa. Perché? Per il concerto. Ho acquistato i biglietti per il concerto. Perché? Per il concerto. Sembra la stessa cosa. In effetti le due sintagmi sono uguali, ma ragionando chiaramente la soluzione è anche facile. Sono rientrato a casa tardi a causa di che cosa? A causa del concerto, quindi complemento di causa. Ho acquistato i biglietti a quale scopo? Complemento di fine. Un modo per distinguerli, ragionandoci anche sopra, è quello di ricordare che il complemento di causa indica sempre qualcosa che accade prima di quello di ciò che si esprime col predicato. Io sono rientrato a casa, prima sono andata al concerto, poi sono rientrato a casa. Il complemento di fine, viceversa, indica sempre qualcosa che accade dopo. Quindi io ho acquistato i biglietti prima, poi andrò al concerto. Quindi anche questo può essere un modo per verificare almeno di non aver sbagliato. Esercizio. Riconosci i complementi di fine e i complementi di causa e riporti nella tabella. Allora, vediamo le frasi una per una e vediamo anche qui se ci sono degli elementi che ci portano fuori strada. Già partiamo dalla prima frase, vediamo, mi piacerebbe conoscere la causa della sua partenza improvvisa. Allora, qui abbiamo la parola causa, lì per lì uno dice c'è un complemento di causa, ma in realtà analizzando bene, conoscere il predicato che mi regge come complemento oggetto, la causa, quindi questo non è complemento di causa. Chiese il prezzo dell'anello solo per curiosità. Chiese il prezzo dell'anello, eccetera, per quale motivo? Solamente per curiosità. Questo è complemento. Bianco di paura, l'uomo tremava come una foglia. Bianco perché, per quale motivo? Di paura è un complemento di causa, quindi lo possiamo mettere già due nella tabellina del complemento di causa. Siete pronti per la verifica di matematica? Siete pronti, predicato, per quale scopo, per quale fine? Per la verifica, complemento di fine. Oggi non si è presentato al lavoro per motivi di salute. Qui abbiamo la parola motivi che ci guida e il complemento è per motivi di salute. Attenzione, come dicevo prima, non fermarsi a motivi. Ogni tanto qualcuno scrive per motivi complemento di causa, di salute complemento di specificazione. È un errore, il complemento è per motivi di salute, a causa della salute. Hai prenotato il traghetto per la Sardegna? Qui abbiamo un per che spesso introduce il complemento di fine, ma attenzione, hai prenotato il traghetto per la Sardegna, in questo caso vuol dire verso dove, quindi per la Sardegna non è complemento di fine. Queste tazzine da tè appartenevano alla bisnonna. Qui abbiamo tazzine da tè, è quel caso di cui parlavo prima, del complemento di fine che dipende da un nome e indica una funzione, le tazzine che servono per il tè. Quindi da te è complemento di fine. Ci alleniamo in vista delle gare, per che cosa, quale scopo? Il complemento di fine in questo caso è introdotto dalla coniugazione in vista di, quindi in vista delle gare, complemento di fine. Abbiamo qua sotto nella tabellina le soluzioni complete. Complemento di mezzo o strumento. Allora, partiamo dalla frase, i turisti stanno volando in mongolfiera, i turisti soggetto stanno volando predicato come, ma soprattutto per mezzo di che cosa? La mongolfiera è il mezzo con cui si stanno muovendo. Quindi la definizione di complemento di mezzo è molto semplice, indica la persona, l'animale o la cosa per mezzo della quale si compie un'azione, si realizza un fatto, oppure, come vedremo, si fa anche funzionare qualcosa. Il mezzo si chiama strumento quando è proprio uno strumento, ecco, quindi è una doppia denominazione. Vediamo la domanda generica è come, la domanda più specifica è per mezzo di chi, per mezzo di che cosa. Introdotto da varie preposizioni con, per, di, a, da, mediante, che vuol dire appunto per mezzo, tramite, attraverso,
Attenzione a non confonderlo con l'attraverso del complemento che abbiamo visto di moto per luogo. Vediamo qualche esempio. I ladri hanno aperto la cassaforte con il laser, per mezzo del laser. Il laser in questo caso è proprio lo strumento, il materiale con cui si è svolta l'azione. Domani viene in città mio cugino tramite lui. Ecco, noi abbiamo detto per mezzo di chi. Questo è un chi, è una persona ed espressa tra l'altro con un pronome tramite lui, vi manderò. Grazie al vostro aiuto si è risolto tutto. Grazie al vostro aiuto vuol dire per mezzo del vostro aiuto. Quindi la domanda da farsi ogni volta è per mezzo di chi. Ricordiamo ogni volta che c'è un complemento, da individuare un complemento, di andare a fondo nelle domande per trovare quella che a cui risponde il complemento. Giusta. In particolare, il complemento di mezzo, quando dipende da un nome, indica che cosa? Non la funzione, come abbiamo visto nel complemento di fine, ma il funzionamento, cioè come funziona un oggetto. Ho comprato un ferro a vapore, che vuol dire, a vapore è un complemento di mezzo, perché vuol dire che funziona con il vapore. Andremo in barca a remi, i remi sono il mezzo con cui si muove la barca. Tutti questi tipi di complementi sono complementi di mezzo. Anche la particella ne svolge la funzione di complemento di mezzo. Ho raccolto delle erbe e ne farò un infuso. Bisogna svolgerla per capire il suo significato. Farò un infuso con le erbe. Complemento di modo. I pinguini camminano in fila sulla banchisa. I pinguini soggetto camminano come? Ritorna la domanda, come? In che modo? In fila. Quindi in fila indica il modo in cui si compie l'azione del camminare. Il complemento di modo risponde alle domande come, in che modo, in che maniera, è introdotto da queste locuzioni, preposizioni con, a, per, secondo al modo di. Allora, vediamo un po' qualche esempio. Verrò con piacere alla tua festa. Cerca sempre di agire secondo coscienza, che c'è la preposizione proprio secondo. Il terzo esempio ci porta a un caso particolare, preparare il pollo alla cacciatora. Spesso nelle ricette ci sono complementi di modo, che indica appunto il modo in cui è cucinato un ingrediente, un elemento. Ultimo esempio, ragazzi, ascoltatemi attentamente. In questo caso il complemento di modo è espresso con un avverbio di modo e quindi si definisce nell'analisi più precisamente complemento avverbiale di modo. A volte il complemento di modo può essere espresso anche con un aggettivo in funzione avverbiale. Un caso, nell'esempio, il cavallo saltò agile al di là dell'ostacolo. Questo agile sta per in modo agile, agilmente, e quindi è importante riconoscere che il suo valore, anche questo quindi diventa un complemento avverbiale, in qualche modo, di modo. Attenzione a non confondere il complemento di mezzo che abbiamo visto prima con il complemento di modo, perché entrambi rispondono alla domanda generica come e quindi a una lettura superficiale si possono confondere anche perché sono introdotti spesso dalle stesse preposizioni. Per esempio, qui c'è la preposizione con in questi esempi. Giacomo superò la situazione con saggezza, vuol dire in modo saggio. Può essere sostituita da un avverbio, saggiamente, quindi non ho dubbi, è complemento di modo. Nella seconda frase mi viene qualche dubbio, con la saggezza si supera tutto. Se io provo però a sostituire con la saggezza, con saggiamente, la frase non funziona più, saggiamente si supera tutto, vuol dire per mezzo della saggezza. E notiamo una cosa, nel secondo esempio, quando c'è il complemento di mezzo, spesso è presente l'articolo, quindi con saggezza, modo. Ma con la saggezza mezzo. Un'altra confusione possibile è quella tra il complemento di modo e il complemento predicativo. Un complemento predicativo, ricordate, il complemento predicativo completa il significato del predicato, si riferisce al soggetto, se è predicativo del soggetto, all'oggetto, se è predicativo dell'oggetto. Il complemento predicativo può essere espresso con un aggettivo, con un nome, e quindi quando il complemento di modo è espresso con un aggettivo con funzione avverbiale, ci può essere in certi casi un po' di dubbi, qualche confusione. Allora, se io dico parla chiaro, vuol dire parla chiaramente, in modo chiaro.
Ma se dico il suo discorso sembra chiaro, quel chiaro, è un aggettivo che completa il verbo sembrare e si riferisce al discorso, quindi è un complemento, che è il soggetto, è un complemento predicativo del soggetto. Esercizio. In quali frasi sono presenti sia il complemento di modo che il complemento di mezzo? Quindi dobbiamo trovare delle frasi in cui ci sono tutti e due. E quindi cominciamo ad analizzare. Abbiamo sostituito il riscaldamento a metano con i pannelli solari. Abbiamo sostituito il riscaldamento come? Cioè il riscaldamento che funziona per mezzo del metano, quindi abbiamo un complemento di mezzo. Con i pannelli solari invece è un complemento diverso, è un complemento che si chiama di sostituzione o scambio, c'è cioè il verbo sostituito che ce lo indica. Quindi c'è un solo complemento tra quelli che ci interessano. Disinfetta la ferita con l'acqua ossigenata per mezzo dell'acqua ossigenata, quindi troviamo qui un complemento di mezzo. Poi fasciala bene, bene è un avverbio come di modo, quindi complemento avverbiale di modo, e quindi abbiamo già i due, mezzo e modo, ma ne abbiamo addirittura un altro con una garza e un altro mezzo per mezzo di una garza. Quindi la B va segnata. C, Davide pedala veloce con la sua nuova bicicletta. Davide pedala come veloce, questo veloce è un aggettivo in funzione avverbiale. Per mezzo di cosa? Con la sua nuova bicicletta, è il mezzo proprio, mezzo di locomozione. E qui anche questa frase va segnata. Vediamo nelle altre se troviamo altri complementi di modo e mezzo insieme. Ho ricevuto i documenti dalla ditta tramite fax vuol dire per mezzo del fax, è complemento di mezzo, ma non c'è nessun modo. Oggi i mezzi di trasporto pubblici sono fermi per sciopero. Allora, in questa frase abbiamo la parola mezzi, che però ha funzione di soggetto, non ha niente a che vedere con il complemento di mezzo. Poi abbiamo prima un oggi che è un complemento avverbiale di tempo, di trasporto pubblici una specificazione, per sciopero è un complemento di causa, qui non c'è nessun complemento né di mezzo né di modo. Qui le soluzioni, come vediamo. Passiamo a un'altra coppia di complementi che sono il complemento di compagnia e unione. E in realtà è lo stesso complemento scisso in due in qualche modo. Vediamo l'esempio. Erika è andata con i genitori in un albergo con la piscina. Allora, Erika, soggetto, è andata, predicato, con chi? In compagnia di chi? Con i genitori. Un complemento che indica la persona o l'animale con cui si compie un'azione, si subisce, con cui ci si trova, e si chiama complemento di compagnia. È andata in un albergo, questo albergo ha insieme a sé una piscina. Questo con la piscina, con che cosa? È un complemento di unione. Che differenza c'è? Il complemento di unione indica una cosa, quindi quando lo stesso complemento è espresso non indica non una persona o un animale, ma una cosa, si chiama, prende il nome di complemento di unione. Questi due complementi rispondono rispettivamente alla domanda con chi, con che cosa, insieme a chi, insieme a che cosa, in compagnia di chi, il complemento di compagnia, in unione con che cosa o a che cosa, il complemento di unione. La preposizione più diffusa è il con, poi c'è insieme a, in compagnia di, unitamente a. Vediamo un po' di esempi. Tommy va al parco con il cane, in compagnia di chi? Un animale, quindi compagnia. Puoi uscire con noi, qui il complemento è espresso con un pronome, noi. Irene frequenta le lezioni di yoga in compagnia di sua sorella. Anche qui attenzione, come ho già detto, per il complemento di causa, se c'è la parola compagnia, non è quello il complemento di compagnia, ma tutta l'espressione introdotta da in compagnia di, quindi in compagnia di sua sorella. Insieme con la brioche verrei volentieri un caffè. Insieme con la brioche, quindi con che cosa è un complemento di unione. Il complemento di compagnia di unione non vanno confusi tra loro, ma è molto facile. Ho mangiato una pizza con un'aranciata, insieme a un'aranciata, con una cosa, complemento di unione. Ho mangiato una pizza con Simone, è complemento di compagnia, ovviamente. Più facile invece la confusione con un altro complemento che si chiama complemento di relazione, che è affine, che indica un elemento, una persona, un elemento qualsiasi con la quale si viene in rapporto, in relazione. Sono uscito con Paola, vuol dire in compagnia di Paola.
litigato con Paola, non posso dire ho litigato in compagnia di Paola, ma ho litigato in rapporto, cioè il rapporto di litigio è stato tra me e Paola, quindi con Paola è complemento di relazione. Esercizio. In tutte le frasi è presente un complemento introdotto da con una preposizione molto frequente. Introduce molti complementi, quindi individuiamo il complemento di compagnia e distinguiamo poi quello di unione. Allora, vediamo. Con questo vento sconsigliabile uscire in barca. Con questo vento, in questo caso il con, introduce un complemento di causa, a causa di questo vento. Quindi niente. La panna si monta facilmente con il frullino è un complemento di mezzo. Nella caverna c'era una lupa con i suoi cuccioli. Questo caso sì, in compagnia di chi, quindi con i suoi cuccioli, complemento di compagnia, lo devo cerchiare. Ho scambiato la mia borsa con la tua, guardate, abbiamo il verbo, intanto non significa sicuramente in compagnia e in unione, ma comunque anche volendo ragionare è un complemento di sostituzione. Dovete parlargli con rispetto, in che modo? Rispettosamente, quindi con rispetto, complemento di modo. Ti piacciono le tagliatelle con ragù, le tagliatelle insieme con ragù, questo è un complemento di unione, quindi lo sottolineo. Questa è la soluzione. Complemento concessivo. Il complemento concessivo è un complemento un po' particolare. Partiamo dal nome, concessivo vuol dire che concede, che cosa? Vediamo l'esempio. Lori è uscita con il cane malgrado il diluvio. Lori, soggetto, è uscita predicato, vabbè, con il cane, complemento di compagnia, malgrado cosa, nonostante che cosa, nonostante il diluvio. Veramente nella frase di partenza c'è malgrado, ma è lo stesso, malgrado e nonostante sono, questo è un refuso, sono la stessa, hanno lo stesso valore. Che cosa significa? Che il diluvio avrebbe dovuto in qualche modo impedire il fatto che Lori e il cane uscissero. Invece, è accaduto qualcosa nonostante. La parola nonostante è una parola che è formata da non e un verbo che noi non usiamo comunemente, che è ostare, che vuol dire un verbo latino che vuol dire opporsi, cioè che non si oppone qualcuno o qualcosa che non si oppone al fatto che si realizzi ciò che si dice nel predicato. La domanda a cui risponde è molto facile, nonostante chi, nonostante che cosa, malgrado chi, malgrado che cosa, può essere introdotto anche dalla preposizione con tutti i suoi soldi è rimasto comunque una persona semplice. Cosa vuol dire? Non insieme a tutti i suoi soldi, ma nonostante tutti i suoi soldi. C'era una forte tempesta, malgrado ciò la barca ha tenuto la rotta. Qui il malgrado introduce complemento, il complemento che è espresso con un pronome, ciò. Lo spettacolo non ha avuto successo a dispetto delle previsioni favorevoli. A dispetto delle è una locuzione che introduce il complemento. Vediamo qual è il ragionamento, l'ho già accennato prima, è un ragionamento particolare quello che ha la base del complemento concessivo. Diciamo che c'è un elemento A, un fattore A, che ostacolerebbe o ostacola sulla carta, ostacola la realizzazione di B. Esempio, c'è la neve, nevica, c'è la neve, quindi praticamente che cosa diciamo? Non usciamo, la neve impedisce di uscire. Invece, ecco, si ribalta la situazione, B si realizza ugualmente, cioè noi usciamo nonostante la neve, quindi la neve non ostacola. Non è l'ostacolo, quindi si concede che accada qualcosa anche se ci sarebbe un ostacolo. Esercizio. Allora, qui è un esercizio diverso, non di riconoscimento, ma di trasformazione. Cambia il senso delle frasi seguenti trasformando i complementi di causa in complementi concessivi. Quindi abbiamo in tutte le frasi un complemento di causa. A causa del maltempo le barche non sono uscite in mare a pescare. Allora, come possiamo trasformarlo in una frase in cui ci sia un complemento concessivo? Vogliamo dire che il maltempo non ha impedito. Quindi, nonostante il maltempo, le barche, togliamo il non, sono uscite in mare a pescare. Seconda frase, ho smesso di sciare per il dolore al ginocchio. Allora, la causa è il dolore al ginocchio, per cui ho smesso di sciare. La trasformo e dico, nonostante o malgrado il dolore al ginocchio,
Non ho smesso di sciare, qui il non ce lo metto. Per la timidezza non riesce a parlare in modo rilassato. Quindi la timidezza è la causa, io dico che la causa non ostacola, e allora dico, nonostante la timidezza, riesce a parlare in modo rilassato. Quarta frase, per colpa del forte rumore in strada, l'audio della televisione si sente male. E dirò quindi, la causa è per colpa del forte rumore. Più che un complemento di causa, poi più specificamente un complemento di colpa, ma vabbè, è una sottigliezza. Nonostante il forte rumore in strada, l'audio della televisione si sente bene. Per trasformarlo, in questo caso devo sostituire male con bene. Questa è la soluzione. Arriviamo agli ultimi due complementi. Il complemento di paragone. Il complemento di paragone. Già ce lo dice il nome, vuol dire presuppone un confronto, un paragone. Il bradipo è più lento della tartaruga. Il bradipo, soggetto, è più lento, predicato, di che cosa, di chi, veramente, in confronto a chi, della tartaruga. Si ha un paragone tra due elementi. Vedete che nel predicato, questo predicato nominale, è presente un aggettivo di grado comparativo di maggioranza. Nel complemento di paragone, in genere, è presente nella frase dove c'è un complemento di paragone, in genere è presente un aggettivo graduato, maggioranza, minoranza, uguaglianza. Le domande di chi, di che cosa, quanto chi, quanto che cosa, in confronto a chi, a che cosa, come chi, che cosa, e così via. È introdotto da di, in confronto a, rispetto a, quando dipende da un comparativo di maggioranza o di minoranza. Da come e quanto, quando dipende da un comparativo di uguaglianza. Può essere introdotto anche dal che, poi vediamo in quale caso più particolare. Ho conosciuto una ragazza dagli occhi verdi come smeraldi, appunto, gli occhi vengono paragonati agli smeraldi, quindi paragone. La verifica di matematica era più lunga che difficile. Ecco, in questo caso abbiamo il che. Quando il complemento di paragone è espresso con un aggettivo, che può essere espresso in molti casi con un aggettivo, quando si confrontano due qualità. Il tuo zaino non mi sembra tanto pesante quanto il mio, qui il complemento di paragone è espresso con quanto e un pronome, il mio. In confronto a Donata, tua sorella è meno chiacchierona, in confronto a una locuzione. La temperatura è più bassa oggi di ieri, qui c'è un'espressione con un avverbio di tempo. Il confronto è tra quanto era bassa o alta, vabbè, la temperatura ieri e oggi. Vediamo in particolare i confronti tra che cosa avvengono. Possiamo dire che il complemento di paragone coincide con il secondo termine di paragone. Quando c'è un paragone, l'abbiamo studiato quando abbiamo studiato i gradi degli aggettivi, no? Primo termine di paragone, secondo termine di paragone o di confronto. Quali sono gli elementi che vengono messi a confronto? Si possono paragonare due persone, animali, cose. L'Asia è più vasta dell'Europa, è meno vasta, è vasta tanto. Questi sono i casi. Poi si possono valutare, si possono confrontare due caratteristiche di uno stesso elemento, e allora qui abbiamo due aggettivi. La gita è stata più faticosa che interessante. Vedete che è introdotto in questo caso dal che. Le parti in rosso sono il complemento di paragone. Il confronto può avvenire anche tra due circostanze, questo è un po' più complesso da riconoscere, circostanze di tempo, di luogo, di modo, due modi di essere. Sono bravo in matematica quanto in italiano, quindi in matematica, l'essere bravo in matematica, che è un complemento di limitazione, confrontato con quanto si è bravi in italiano. Quanto in italiano è un complemento di paragone. Può svolgere la funzione di complemento di paragone anche la particella ne. Vediamo un esempio. La gita a Venezia è stata fantastica, non ne avevamo mai fatta una più bella. Quindi non avevamo mai fatto una gita più bella di quella, cioè della gita, il ne ha valore di complemento di paragone. Esercizio. Nelle frasi seguenti cerca il complemento di paragone, sottolinea il primo termine di paragone, quindi bisogna individuare i due termini di paragone. Quest'anno ci impegneremo di più rispetto all'anno scorso.
Il confronto avviene tra quanto ci impegniamo quest'anno, e quanto ci siamo impegnati l'anno scorso. Quindi, rispetto all'anno scorso è il secondo termine di paragone, quest'anno è il primo termine di paragone. Le centrali a carbone risultano più inquinanti che economiche. Qui abbiamo il confronto di due caratteristiche di un elemento, due caratteristiche di un elemento. L'elemento è le centrali a carbone e i due elementi che si confrontano sono se sono più inquinanti, primo termine, che economiche, secondo termine, che quindi è il complemento di paragone. Io sono meno paziente di mia sorella, questa è una frase più semplice, i due termini di paragone sono io, primo termine, e mia sorella, di mia sorella, quindi è il complemento di paragone. Quella persona è tanto furba quanto intelligente, di nuovo un caso in cui si confrontano due qualità di uno stesso elemento. Quindi furba è il primo termine, quanto intelligente è il secondo, l'elemento di riferimento è quella persona. Sono le soluzioni. Passiamo al complemento partitivo. Complemento partitivo, partiamo dall'esempio. Due tra i ciclamini sono rossi. Allora, soggetto 2, due ciclamini, sono rossi, predicato, tra che cosa? Scelti tra cosa? Tra i ciclamini, cioè si indica l'insieme, i ciclamini, di cui si sceglie una parte. Ma il complemento partitivo, attenzione, la domanda che uno si pone, indica l'insieme o la parte? La parte in questo caso sono i due, in questo caso espresso con un soggetto. I ciclamini sono l'insieme, quindi il complemento partitivo, diversamente da quello che dice il nome, non indica la parte, ma indica il tutto di cui si considera una parte. Risponde alle domande di chi, di che cosa, ma una domanda molto generica, meglio dire tra chi, tra che cosa, è introdotto da solo tre preposizioni, di, fra o tra. Chi di voi ha capito male? Scusate, qualcuno di voi ha capito male? Qualcuno tra chi, tra voi? Voi è l'insieme nel quale qualcuno fa parte. Parecchi tra gli spettatori erano stranieri. Tra gli spettatori indica l'insieme degli spettatori e parecchi. Una fra le mie materie scolastiche preferite è storia. Dell'insieme delle materie scolastiche se ne sceglie una, ma il complemento partitivo mi indica l'insieme fra le mie materie scolastiche preferite. Come vedete anche dagli esempi di prima, il complemento partitivo è sempre retto da un elemento nominale. Questo elemento può essere molto spesso un pronome indefinito, nessuno, qualcuno, parecchi, oppure un pronome interrogativo, chi, oppure può essere preceduto, introdotto, retto da un numerale, uno, due, primo, secondo, arrivato quarto fra 10. O ancora da un aggettivo di grado superlativo relativo, il migliore, il più anziano, il peggiore, sei il migliore dei miei amici, queste sono frasi molto comuni. O infine può essere retto anche da un nome che indica proprio una parte, una quantità limitata. Solo una decina tra le partecipanti, l'insieme sono le partecipanti, la parte è una decina. Di nuovo ritroviamo la particella ne con funzione di partitivo. Ho comprato le albicocche, ne vuoi una tra le albicocche che ho comprato? Attenzione a non confondere questi ultimi due complementi di cui abbiamo parlato, il complemento partitivo con il complemento di paragone. Il complemento di paragone è sempre letto da un aggettivo di grado comparativo, a volte presente un avverbio, però c'è sempre un elemento di grado comparativo. Invece il complemento partitivo può essere retto, non sempre, ma può essere retto da un aggettivo di grado superlativo relativo. Quindi in queste due frasi che ci possono far un po' confondere, Simone è più piccolo dei miei figli, è più piccolo in confronto a chi? Ai miei figli, complemento di paragone. Aldo è il più piccolo dei miei figli e qui invece i miei figli sono l'insieme, lui è il più piccolo, il complemento è retto da un superlativo relativo a un complemento partitivo. Esercizio, chiudiamo con l'esercizio.
In quali frasi non è presente un complemento partitivo? Allora, dove c'è, non dobbiamo indicarlo. Per te, qual è il più divertente di tutti gli sport? Allora, abbiamo il più divertente, superlativo relativo, che ci dice già che ci dovrebbe essere, potrebbe esserci un complemento partitivo di tutti gli sport, infatti vuol dire tra l'insieme degli sport. L'orsacchiotto è fra i giocattoli nella cesta. Attenzione, qui abbiamo un fra, ma questo fra i giocattoli non indica un insieme in cui si sceglie una parte, ma indica dove, in quale luogo è, cioè vuol dire in mezzo ai giocattoli della cesta. Quindi qui non c'è complemento partitivo. Alcuni dei partecipanti alla maratona sono giapponesi, alcuni, pronome indefinito, dei partecipanti, tra i partecipanti. Nello sport Giulio si impegna più dei suoi fratelli, nello sport Giulio si impegna di più a confronto dei suoi fratelli e quindi qui non abbiamo un complemento partitivo ma un complemento di paragone, per cui questa è la frase che va indicata perché non c'è un complemento partitivo. Questa è la soluzione. Chiudiamo il nostro incontro con una tabellina che raccoglie alcuni casi che di mano sono venuti fuori, cioè la presenza di un ne un po' tuttofare che ci deve far riflettere ogni volta che incontriamo il ne, così come quando incontriamo le stesse preposizioni di, a, da e che introducono complementi diversi, però il ne è particolare, nel senso che appunto è un pronome che può avere funzioni varie. Pensava alla patria lontana e ne aveva nostalgia. Che cosa vuol dire qui? Ogni volta bisogna svolgere il ne, no? Aveva nostalgia di essa, della patria, quindi è un complemento di specificazione. Ha fatto investimenti sbagliati, ne avrà un danno economico. Avrà un danno economico a causa di questa cosa e quindi ne è complemento di causa. Raccogli i fiori e fanne una ghirlanda. Attenzione a quando il ne si unisce al verbo, addirittura si raddoppia la n. Fanne una ghirlanda vuol dire fai una ghirlanda per mezzo dei fiori. Sono stato al mare, ne vengo proprio ora da lì, dal mare, complemento di moto da luogo. Cadde un ramo e ne fu colpito alla testa. Fu colpito alla testa, verbo passivo. Da ramo, quindi il ne è complemento di causa efficiente. È un uomo buono, non ne conosco uno migliore. Cosa vuol dire? Non conosco un uomo migliore di lui, complemento di paragone. La libreria è piena di libri, ma io ne ho letti solo un paio. Ho letto solo un paio dei libri, cioè dell'insieme dei libri, e quindi complemento partitivo. Un ultimo complemento di cui però non abbiamo parlato, comunque è frequente anche qui con questo l'uso del ne. Hai un problema? Perché non ne parliamo, vuol dire non parliamo di questo fatto, del problema, è un complemento di argomento. E con questo io ho concluso. Vi ringrazio.